Grazie, grazie Antonella, grazie a Performer, grazie Emanuela, Giacomo, Carlotta per l'invito a condividere riflessioni sul futuro, sulle sfide che aspettano noi e le nostre imprese. Volevo ringraziare anche tutti gli altri relatori per gli spunti estremamente interessanti sui temi importanti che abbiamo di fronte ad affrontare come imprese, ma anche come persone in realtà, no? Perché poi la nostra dimensione, sia quella di professionisti, di lavoratori, di persone attive nel mondo delle imprese, del business, ma poi anche quella di persone nella vita di tutti i giorni, insomma, quindi le sfide che ci troviamo a dover affrontare in un ambiente necessariamente influenzano anche l'altro e creano quelle famose interdipendenze di cui parlava Sari anche tra la vita privata e la vita professionale. E mi scuso per la voce, purtroppo sono reduce da un po' di malattia da raffreddamento, fortunatamente solo normale malattia da raffreddamento, ma la mia voce ne risente ancora. I lavori di questa mattina mi hanno sollevato sicuramente alcune riflessioni che mi fa piacere condividere. La prima riflessione è quella che riguarda il cambiamento. Diciamo, continuiamo a dire, ci diciamo spesso che il mondo cambia e cambia velocemente e questo è un dato di fatto. È effettivamente così, no? La realtà cambia continuamente intorno a noi, perché intorno a noi cambiano le persone, i riferimenti, le stagioni, il clima e volenti o nolenti dobbiamo adattarci a questi cambiamenti che avvengono. Ecco, da questo punto di vista, forse, no, quando affrontiamo il tema della resistenza al cambiamento, dobbiamo cambiare un po' il punto di vista, no? E prendere come dato di fatto che non è che noi dobbiamo cambiare perché la realtà cambia. Noi ci adattiamo a una realtà che cambia intorno a noi, no? Come Darwin insegna, poi no, anche per una questione banalmente di sopravvivenza, chi si adatta prima è meglio alle nuove situazioni è quello che si trova poi in una posizione di miglior vantaggio. Penso che il tema dell'agile e dello smart, no, in particolare l'agile, le metodologie che ne sono derivate, abbiano fondamentalmente a che fare con questo, no? Essere agili è una modalità, essere agili o diventare agili è una modalità per adattarsi meglio e più velocemente ai cambiamenti che avvengono indipendentemente dalla nostra volontà individuale e per vincere quindi in modo più naturale quelle paure che è abbastanza normale che abbiamo, no? Di perdere qualche cosa in una nuova situazione. Se noi lo prendiamo come un dato di fatto, ovvero qualche cosa no, al quale voler resistere per forza, è non solo inutile, ma controproducente, e che invece adattarci ai cambiamenti, può essere, no, la chiave vincente, ecco che forse abbiamo un elemento di spinta culturale per riuscire effettivamente a mettere in moto quel meccanismo che poi fa sì che effettivamente anche noi ci adattiamo più velocemente. Quindi vedo l'agile, lo smart come degli strumenti, dei metodi, degli strumenti di lavoro che noi abbiamo in mano proprio per raggiungere un obiettivo. Un obiettivo che però non è di per sé quello di essere agili, di diventare agili, di essere smart. E qui entro un po' nella seconda riflessione che mi è venuta da fare.
ovvero in uno dei problemi che mi sono trovato spesso ad affrontare nella vita aziendale, così come nella vita anche magari di tutti i giorni, ovvero sia la confusione che spesso facciamo tra obiettivo, strumento e risultato. Ovvero, in questo caso, credo che se ci diciamo che dobbiamo cambiare modello, dobbiamo diventare agile, smart e poniamo questo come l'obiettivo che dobbiamo raggiungere e ci buttiamo a capofitto a lavorare in quel senso, spesso finiamo per perdere di vista il vero perché, il vero obiettivo, il vero motivo per cui facciamo tutto quello. Faccio qualche esempio pratico anche di quello che ci troviamo oggi ad affrontare in target. Il tema dello smart working, che è stato molto ben toccato da Andrea Di Benedetto, sta rischiando, almeno in alcune aziende, in alcune realtà, vedo che rischia di diventare proprio una questione di scelta o di policy, di definizione di una policy su quanti giorni dovremmo stare in ufficio e quanti giorni dovremmo invece potremmo rimanere a casa e decidere di rimanere a casa. Ecco, qui a questo punto non diventa una scelta, non diventa uno smart working, ma semplicemente una scelta di dire: ma certi giorni posso stare a casa, certi giorni devo andare in ufficio. Senza arrivare a chiederci quello che effettivamente anche Andrea poneva come la questione fondamentale di fondo relativa allo smart working, ma cos'è che guadagniamo e cos'è che veramente perdiamo rispetto alla presenza fisica, rispetto a quella a distanza? Quali sono i veri obiettivi che ci poniamo quando siamo in una situazione di presenza fisica, di contatto fisico gli uni con gli altri, quali sono invece i benefici e gli obiettivi che ci poniamo quando decidiamo di lavorare in modalità distante. Quindi, la riflessione profonda che credo bisogna fare è proprio su quali sono i veri obiettivi di uno strumento come il lavoro in presenza fisica è tutto sommato, quindi l'ufficio, la presenza in ufficio piuttosto che in un altro contesto, rispetto ai benefici che invece abbiamo quando possiamo permetterci di non spendere 6 ore di viaggio per fare una riunione di mezz'ora o di un'ora. Ecco, è solo riflettendo su questi veri obiettivi di fondo, credo che riusciamo effettivamente a trovare la miglior soluzione, il miglior mix, il miglior equilibrio, no? Tra la presenza fisica e invece l'interazione a distanza e il lavoro a distanza. Ecco perché in Target, confesso molto apertamente, non abbiamo ancora definito, no? Quella che sarà la nostra, diciamo, indicazione relativamente allo smart working, perché stiamo andando in profondità a cercare di capire effettivamente quali sono i perché profondi ai quali dobbiamo dare risposta prima di trovare la modalità e lo strumento attraverso il quale raggiungere quei perché profondi. E questo pone effettivamente anche un tema di preparazione e predisposizione da parte delle persone ad accettare un contesto che è ancora fatto di molta incertezza, ovvero è chiaro che questa ancora non perfetta, non completa definizione di quelle che sono le regole del gioco genera un'incertezza che in alcune persone all'interno dell'organizzazione non è qualche cosa col quale si vive molto, molto serenamente, no? Le persone molto spesso chiedono di avere comunque delle regole, dei confini, di sapere esattamente che cosa devono fare e così via. Ed è quindi un tema molto, molto culturale, molto di doversi abituare ad un contesto. E torno al tema del cambiamento, che è in continuo cambiamento, al quale noi ci dobbiamo adattare, per il quale
abbiamo ancora tante domande, ma non abbiamo ancora tutte le risposte. Ecco, credo che questo sia una delle maggiori difficoltà che oggi incontriamo. Abbiamo il fatto di dover convivere e spiegare alle persone che lavorano con noi che è necessario in questa fase convivere con una situazione in cui ancora non abbiamo tutte le risposte alle domande. Forse non avremo risposte complete ancora per molto tempo, o forse in alcuni contesti, in alcune situazioni, potremmo anche non averle in modo definitivo. Ecco, essere agile e smart credo proprio che possa essere uno strumento, avere degli strumenti che ci aiutano a convivere con questa situazione di continuo cambiamento, penso che possa essere sicuramente una delle cose che ci può aiutare molto. Ma prima di tutto, come dicevo, è bene che ci allineiamo bene tutti quanti su quello che è il nostro obiettivo, che è quello di adattarci al meglio possibile a una realtà che cambia indipendentemente dalla nostra volontà. Si tratta, in ultima analisi, di sopravvivenza. Oggi, se non riusciamo a fare questo cambio di mindset, questo cambio culturale, rischiamo, come imprese, di avere un periodo di sopravvivenza molto più breve rispetto a se ci adattiamo a questo. E su questo la terza riflessione che mi viene da fare è quella di che cosa vuol dire allinearsi, e quindi riguarda un po' il tema della cultura aziendale, perché credo che questa sia la vera e propria sfida. Il vero allineamento all'interno dell'azienda ha a che fare con un cambio di cultura delle nostre imprese, che io definisco normalmente cambio di cultura da verticale a orizzontale. No? Di recente ho letto in un libro una frase di Pierangelo Soldavini, mi sembra, che dice che l'azienda di impostazione fordista, quella divisa per funzioni, separate sulla base di una gerarchia di trasmissione degli obiettivi, delle consegne, è definitivamente tramontata. Perché oggi siamo in un'era che è quella dell'organizzazione della conoscenza fondata su un'architettura che è molto più trasversale, molto più orizzontale, è basata sulla condivisione delle idee, sull'open innovation, sul lavoro di gruppo, tutti i concetti di cui abbiamo parlato oggi, e quindi basata su un successo che nasce dalla capacità di mettere insieme diverse competenze, diverse diversità, diverse differenze, per individuare la soluzione di volta in volta più adeguata rispetto all'obiettivo. Oggi credo che sia veramente necessario saper condividere, saper coinvolgere, saper motivare, saper collaborare, ascoltare, essere capaci di anteporre il noi all'io. E questo è un po' quello che stiamo cercando di fare in Intarget, promuovendo sempre di più, sempre maggiormente, la condivisione di obiettivi e risultati, cercando di trovare prima di tutto una forte coesione intorno al nostro perché di fondo, che noi abbiamo individuato in qualche cosa di molto, semplice, quasi banale, ma che se ci riflettiamo a fondo poi è probabilmente l'obiettivo ultimo, il perché ultimo di qualsiasi impresa, ovvero quello di creare un ambiente, creare un'entità che persegua l'eccellenza per i propri clienti, e quindi assolutamente customer centrica, ma contemporaneamente anche il benessere per tutti i propri collaboratori, per tutti gli stakeholders. Credo che se troviamo coesione e allineamento reale, totale, all'interno di questo tipo di concetti,
questa sia la base poi per costruire quell'organizzazione che punta appunto ad essere molto più orizzontale, molto, molto meno verticale. Ultimo, ma non per ultimo, perché credo invece che sia fondamentale, ma mi piace lasciare questa riflessione come ultimo spunto, proprio perché normalmente l'ultima cosa che si dice è quella che resta magari più impressa nella mente, è il tema della leadership femminile. Anche qui riprendo una citazione che ho letto proprio poco tempo fa di Frank Pagano, che dice che il CEO di domani sarà ambizioso, tecnologico, sostenibile, comunicatore, vulnerabile, solo acculturato, coraggioso e donna. E sì, chiude proprio con donna, perché partendo dal presupposto di quello che diceva Anna Emanuela questa mattina, ovvero che sentimento, inclusione, armonia, condivisione sono elementi essenziali dell'impresa del futuro, credo che la leadership femminile sia una vera e propria necessità. E su questo penso che il compito nostro, dei leader del presente, sia proprio quello di capire da un lato che anche questo è molto un tema di cultura aziendale, e non di porsi semplicemente obiettivi di quote rosa o cose di questo tipo, perché altrimenti anche qua confondiamo il vero obiettivo con il risultato che vogliamo ottenere, e dall'altro di continuare a comprendere fino in fondo e combattere davvero le discriminazioni che ancora sono presenti, senza dare assolutamente per scontato che queste siano già superate ed eliminate. Riprendo uno dei temi di cui parlava Patrizia poco fa. Dobbiamo chiederci come manager, come leader attuali, se effettivamente stiamo facendo tutto quello che dovremmo fare per eliminare le barriere e gli ostacoli che possono impedire alla leadership femminile di esprimersi. Se non diamo per scontato alcune cose, come quella che dobbiamo semplicemente lasciare il tempo alle donne, alle mamme, di occuparsi dei bambini nei primi mesi di età. No, il tema è come facciamo in modo che necessità, l'obiettivo di essere madri e padri anche, per quanto riguarda noi maschi, sia coerente e compatibile con un percorso di leadership femminile all'interno dell'impresa. Cosa dobbiamo fare per facilitare e non dare per scontato invece che alcune situazioni sono un dato di fatto che dobbiamo accettare così come sono? Ecco, credo che questo è quello su cui dobbiamo riflettere, sul tema della leadership femminile, e in questo il progetto Empowering Women penso che possa essere sicuramente un aiuto per poter fare meglio.